Inter, Lukaku col City come contro il Siviglia, salva un gol fatto di Di Marco. E i social non gliela perdonano. Punto. È stata davvero straordinaria tutta l'Inter di Simone Inzaghi, ma non è bastato. Contro un Manchester City che non era sicuramente nella sua serata migliore, forse con i giocatori bloccati dall'emozione, i nerazzurri sono andati davvero vicini all'impresa. L'1-0 finale, con gol di Rodri a metà del secondo tempo, vede grandi rimpianti per Barella e compagni. Che però possono recriminare su almeno 3 occasioni enormi avute nella ripresa, prima per andare in vantaggio, poi per pareggiare. Una delle 3 occasioni è stata fatalmente e clamorosamente fallita da Lautaro Martinez, che non ha servito Lukaku completamente solo in mezzo all'area, e il suo tiro è stato parato da Ederson. Le altre 2 hanno visto come protagonista lo stesso Romelu Lukaku. Clamorosa la prima, pochi minuti dopo il gol di Rodri. Un'azione che ha ricordato la finale di Europa League del 2020 contro il Siviglia, quando il belga di testa deviò il tiro di un compagno di squadra. In questo caso ha ribattuto un tiro di Di Marco, che prima colpisce la traversa di testa, poi prova a colpire nuovamente di testa, ma colpisce proprio Lukaku, che si trovava al posto sbagliato al momento sbagliato. Infine, a pochi minuti dal fischio finale, la terza occasione, stavolta di testa, su sponda di Gosens, il belga colpisce in modo troppo centrale e Ederson para. Ajax City è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia. Per l'Inter, delusione e rimpianti.